Carissimi eh, amici, carissimi confratelli, sono molto felice della vostra presenza qui a Radio Maria. Vi do il benvenuto e un abbraccio fraterno. So che molti di voi vengono dall'Africa e quindi anche da paesi, diciamo, da situazioni molto promettenti dal punto di vista del Vangelo, ma anche molto impegnative dal punto di vista sociale. Volevo eh, dirvi, carissimi, che noi siamo qui in questa casa, in questo edificio, soltanto da 12 anni. Prima eravamo, siamo stati per 20 anni in un normale appartamento di un condominio e i primi tre anni di Radomaria eravamo in uno scantinato dove non c'era il sole. Questo lo, lo voglio dire perché, se venite qui e vedete questo grande edificio, pensate che Radomaria è ricca. Ma noi abbiamo incominciato come Gesù a Betlemme. Sì. Abbiamo fatto un cammino di 35 anni attraverso molte sofferenze, molte lotte, molte sconfitte e molte vittorie. E non ci siamo mai dimenticati che il nostro obiettivo è portare Radio Maria in tutto il mondo. E anche adesso il compito che noi abbiamo qui a Radio Maria Italia è soprattutto questo: come portare Radio Maria dove c'è più bisogno specialmente in Africa. Questo lo dico a voi che sarete futuri direttori perché sappiate meditare sulla parabola del grano di frumento o del piccolo grano di senape che cresce pian piano per diventare un albero. E dovete quindi avere pazienza, lavorare giorno per giorno, costruire pian piano le vostre radio in modo tale che diventino radio nazionali. Voi avete già trovato una Radio Maria con un programma e con la sua identità e un suo carisma. Noi abbiamo scoperto nel tempo, camminando, questo dono che la Madonna ha fatto alla Chiesa e abbiamo portato nel mondo un modo un modello di radio che prima non esisteva nella Chiesa Cattolica. Questo è stato possibile perché Radio Maria è nata nel 1987 con un gruppo di persone di questa zona che ha fatto un pellegrinaggio a Meggiugorie. E lì la Madonna ha dato a questo gruppo un messaggio sul quale abbiamo costruito il palinsesto di Radio Maria. Il messaggio è questo. Siate veri figli di Maria, siate annunciatori di conversione e i messaggi della Regina della Pace testimoniate con amore. E allora su, su questo invito dalla Madonna noi abbiamo costruito Radio Maria e quindi abbiamo fatto di Radio Maria una radio di preghiera innanzitutto, una radio che aiutasse le persone a crescere nella fede, una radio che potesse chiamare i lontani a ritornare a Dio. Non c'è dubbio che fra tutti i mezzi di comunicazione sociale la radio è il più adatto per l'evangelizzazione. La radio è fondata sulla parola. La radio costa poco, può arrivare dappertutto. La radio può raggiungere le persone in ogni parte dove si trovano. Quindi non dobbiamo mai perdere di vista questo che è la, la, la forza di uno strumento come la radio per portare le anime a Dio. Quindi noi abbiamo vissuto in questi anni questo progetto di Maria che abbiamo realizzato pian piano di portare la preghiera e il Vangelo in ogni parte del mondo. E abbiamo fatto uno, una, uno strumento di evangelizzazione fidandoci della divina provvidenza. Noi siamo una radio che ha mai avuto... La pubblicità. Noi abbiamo portato Radomaria in tutto il mondo soltanto con l'aiuto dei nostri ascoltatori. Però per questo ci vuole la fede, ci vuole la fiducia nella provvidenza, ma soprattutto dobbiamo dare attraverso i microfoni un messaggio convinto che convinca la gente. Quello che appunto ha distinto Radomaria nel corso di questi anni è proprio il fatto che l'annuncio della conversione veniva fatto da persone che loro stesse avevano accolto la chiamata alla conversione. Quindi non è una, un progetto manageriale Radio Maria, è un progetto di testimonianza evangelica e non dobbiamo mai perdere il fine per cui la Madonna ci ha fatto questo dono, che è avvicinare le anime a Dio. Per questo, che è una decisione unica nella Chiesa Cattolica, noi abbiamo deciso che il direttore di Radio Maria ovunque sia un sacerdote, cioè un pastore di anime. Per cui è un bravo direttore colui che è un bravo sacerdote, un bravo pastore. Quindi è la sua esperienza di vita che conta e conta molto di più di tutte le tecniche di comunicazione. Noi dobbiamo anche eh, renderci conto... Eh, noi che siamo qui fin dall'inizio sappiamo che Radio Maria è un dono di Maria. Ora Radio Maria ha 125 stazioni diffuse in tutto il mondo. Noi dobbiamo chiederci per quale motivo la Madonna ha dato questo dono alla Chiesa. Questo lo comprendiamo se comprendiamo i problemi del nostro tempo. La Madonna ha bisogno di questo strumento per creare una forza di preghiera in tutto il mondo uno strumento che rafforza la fede, specialmente oggi che in Europa e anche in tanti paesi dell'Occidente la fede si dissolve e quindi la Madonna ha questo strumento in mano e l'ha messo nelle nostre mani per ravvivare la fede, per risvegliare la fede. Questo comporta che il direttore e tutti quelli che sono chiamati in Radio Maria siano testimoni della fede cattolica. Non dobbiamo dimenticare che oggi la fede è minacciata dal modernismo e noi dobbiamo insegnare e testimoniare tutta la pienezza della fede cattolica. Eh no. Noi dobbiamo essere la radio affidabile, cioè la gente deve pensare che Radio Maria tutela la loro fede cattolica. Di qui l'importanza che il direttore abbia una buona formazione spirituale e teologica sia fedele al magistero della Chiesa e deve vegliare che nella radio nessuno insegni cose contrarie alla fede o alla morale cattolica. Per cui voi dovete, nella scelta dei vostri conduttori di programmi, dovete guardare che siano persone che danno affidamento sul piano della fede ma anche sul piano della vita personale. Dovete vegliare sulla cattolicità dell'insegnamento di Radio Maria, dovete vegliare sulle trasmissioni, dovete intervenire ogni volta che viene, come dire, negata una verità della fede o della morale. Se ci sono degli errori di insegnamento dovete correggerli. Se ci sono dei conduttori di programmi che non vanno bene bisogna toglierli. In Radio Maria la preghiera deve essere esemplare e la dottrina deve essere sana, eh. vera. Se Radio Maria è affidabile la gente la ama, la segue e la sostiene. Adesso vorrei dire anche qualche altra cosa che riguarda voi direttori. Prima di tutto vorrei esortarvi a leggere questo documento che è il documento di identità o il carisma di Radio Maria. Qui c'è tutta la nostra esperienza di tanti anni di testimonianza. E, ehm, poi la responsabilità del direttore è molto importante in Radio Maria. Noi abbiamo concepito, in base alla nostra esperienza, due figure fondamentali in Radio Maria, il presidente e il direttore. I due campi sono diversi. Il, il presidente opera nel campo dell'amministrazione e della tecnica. Il direttore eh, opera nel campo della programmazione della radio. È il direttore che davanti alla Chiesa e davanti alla società risponde di tutto quello che si dice in Radio Maria. È lui che sceglie i conduttori. È il direttore che elabora i programmi insieme alla sua equip. È il direttore che deve organizzare la vita della sede delle, di Radio Maria. È molto importante che ogni sede di Radomaria sia bella, ordinata, operosa e in pace, yeah, senza litigi. It... E quindi, questa forse è una cosa che a voi non piace, però devo dirvela. Io, da quando sono a Radomaria, ho sempre chiesto io gli aiuti economici ai nostri ascoltatori. Dopo 35 anni ogni giorno io li chiedo, ma non ho vergogna di chiederli, perché la nostra amministrazione è, è, è trasparente, la gente vede che la radio funziona bene, noi ogni giorno raccogliamo, raccogliamo offerte anche per tutte le radio marie del mondo. Noi sappiamo che adesso in Nigeria abbiamo molte sottostazioni da costruire, noi abbiamo già raccolto i soldi necessari per le prime due stazioni e adesso stiamo raccogliendo i soldi per le altre due sottostazioni. La gente aiuta sempre perché vede che le cose si realizzano. Quindi questa è una cosa che può fare il direttore perché lui è quello che parla alla radio e quello che è conosciuto dalla gente. Il presidente amministra i soldi ma non può chiederli ai microfoni se, se non in via eccezionale. Dunque questa è una cosa che andava detta, cioè è vero che il presidente ha la parte economica e tecnica, però anche il direttore è coinvolto nel raccogliere gli aiuti per la radio. È molto importante che ci sia una cooperazione fra presidente e direttore. Io, noi abbiamo un'esperienza particolare, eh, io con Ferrario, il vecchio presidente, il primo presidente, abbiamo vissuto 30 anni insieme tutti i giorni, possibilmente, uh. e abbiamo sempre operato insieme, anche se siamo due personalità forti che qualche volta hanno litigato, ma siamo sempre stati coinvolti nel progetto con unità di cuori. Io come direttore chiedevo a lui consigli quando sceglievo dei conduttori o dei programmi speciali e, e lui eh, come presidente chiedeva sempre a me consiglio per le spese più importanti e per dove formare una nuova radio. Ci deve essere una sinergia fra presidente e direttore e uno scambio di informazioni. Poi vorrei dire ai direttori che la cosa più importante è che dedichino il, tutta la giornata alla radio. La radio è più importante di una parrocchia, la radio è più importante di una diocesi, il direttore di Radio Maria è più importante di un vescovo. Io per esempio ogni giorno parlo, io da 35 anni, ogni giorno parlo a milioni di persone. Questo un vescovo non lo fa neanche in tutta la sua vita. Questo per farvi comprendere qual è la responsabilità e la bellezza del direttore di Radio Maria. Non è un lavoro, è una missione. Noi ogni giorno dobbiamo incominciare la giornata chiedendo alla Madonna la grazia di entrare nei cuori il, ma il maggior numero possibile, perché abbiamo una responsabilità enorme, anche perché la radio arriva dappertutto dove noi non pensiamo che possa arrivare. Quindi dovete capire l'importanza di questo lavoro per l'evangelizzazione. I grandi missionari come San Paolo... San Francesco Saverio e tutti quelli che volete voi hanno camminato molto, hanno viaggiato molto sulle navi. Noi stiamo fermi e arriviamo a milioni di persone. Vi do anche un consiglio pers personale che forse vi sarà utile. Ricordatevi che c'è una sola verità, è una verità che non cambia mai, che è eterna. Che è eterno come è eterno Dio. Questa verità è la verità cattolica, è la divina rivelazione, è la fede della Chiesa. L'uomo moderno ha bisogno solo di questa. L'uomo ha bisogno di Cristo oggi. Questa è la nostra ricchezza, questa è la salvezza del mondo. Noi dobbiamo proporla con convinzione. Se noi siamo convinti, convinciamo anche gli altri. La Madonna ha detto, questa bella frase. Se voi testimoniate la verità, la verità, la verità con molta semplicità si imporrà. Questo è il nostro lavoro, dire la verità con coraggio e senza paura. Vorrei dirvi, cari amici, che noi nella Chiesa italiana abbiamo creato dei problemi e anche adesso creiamo dei problemi. Quale problema? Il problema è che noi con una sola radio... Siamo ascoltati dal 90% dei cattolici e le 100 radio cattoliche sono ascoltate solo dal 10%. Perché noi, noi non facciamo una radio ufficiale, noi facciamo la radio di Maria. E io in 35 anni che sono direttore di Radio Maria ho potuto trasmettere sempre e parlare di Međugorje tutti i giorni senza che nessuno mi abbia detto nulla. Sono, sono stato ricevuto in udienza una volta da San Giovanni Paolo II, udienza personale, tre volte con Papa Benedetto, una volta con tutta la famiglia di Maria e con Papa Francesco e tutti i papi ci hanno incoraggiato e ci hanno ringraziato. Ecco, io potevo continuare fino a domani, ma mi fermo ah. qui, anche perché ho appena finito una trasmissione adesso.